cantiere sicuramente deve essere rivolto alla figura del cardinale, che era una figura di un personaggio molto potente, un personaggio di chiesa, di potere, di relazioni a livello internazionale. Basta vedere tutti gli artisti che è chiamato a collaborare a Castiglione. Un cantiere di ricerca deve essere aperto sul tema della città ideale dell'umanismo europeo, che è appunto il progetto di Castiglione, che si afferma prima di Pienza, di Sabbioneta, eccetera. E poi, secondo me, un tema da valutare anche con progetti dal punto di vista della valorizzazione culturale è il tema dell'Olona. Noi dell'Olona ovviamente abbiamo una percezione un po' distorta. Sta di fatto che non è solo stato il fiume che ha generato sviluppo negli anni 50 e 60, è un fiume, basta percorrerlo dalla Rasa fino a Milano sostanzialmente, è un fiume che appunto è un fiume di civiltà, cioè è un fiume che è ricco di testimonianze storiche, culturali, architettoniche. Oltre a Castiglione Olona pensiamo a Cairate, a Castelseprio, a Torba e giù verso Milano. Quindi un quarto cantiere che a me piacerebbe aprire, un cantiere di ricerca anche dal punto di vista divulgativo, così, cioè un cantiere di ricerca che poi divulghi le autonome acquisizioni della ricerca, è appunto dedicato al fiume Olona e alla sua necessaria valorizzazione. Il 31 di marzo faremo un convegno in Regione Lombardia dedicato proprio a questi temi e appunto è da storico, visto che di mestiere faccio lo storico, mi dispiace rilevare che gli anniversari servono per ricordarsi delle cose, quindi come dire, richiamare attenzione, perché sul tema del cardinale, della collegiata, dell'Olona e della città ideale dovrebbe essere sempre vigile l'attenzione al di là degli anniversari.